Consigliere Fiasco, io approfitto di questa sua visita per farle una domanda. Lei sarà consigliere ancora per poche ore, perché domani Messer Peduto, come ha detto in consiglio comunale, andrà dal segretario comunale insieme a tutto il PD per sfiduciare Spalletta, giusto? Ci sono 48 ore, quindi sì, ancora per poche Poche ore ore. sarò consigliere comunale, poi tornerò ad essere un semplice cittadino. E le 48 ore scadranno domani mattina, con gli altri colleghi dell'opposizione ci presenteremo dal segretario e capiremo se il sindaco avrà dato le dimissioni o quantomeno se saremo noi a doverlo sfiduciare. Quindi sarà stato convocato da Messer No, Peduto. Ah no, alle 19:35 non è arrivata non nessuna gli arriva convocazione. Noi nessuna, comunque nessun invito. saliremo su dal segretario comunale. Ho capito. E invece sto comizio, tutti stanno dicendo: ma di che si parla? Che si Molto dice? semplice, si parlerà della situazione della politica locale, di quanto sta accadendo, della relazione dei revisori che hanno bocciato anche l'amministrazione sugli assestamenti di bilancio. Spiegherò anche la situazione fortemente preoccupante dell'STS SRL, che ha una perdita di 3.700.000 euro, sottolineo 3.700.000 euro, di cui debiti tributari ammontano a Ma 1.300.000 euro. davvero? Sì. E che c'è in mezzo a sti debiti Ma tributari? addirittura trattenute inerenti ai versamenti dei contributi dei dipendenti. Ma quello è penale. Si assumeranno le responsabilità che ha causato questa situazione. E poi, tra l'altro, riguardo l'azienda speciale, ci sono due perdite: 40.000 euro, una perdita di esercizio fiscale, e 98.000 euro, una perdita esercizio. La situazione è fortemente drammatica. È un fallimento di un intero centrosinistra e, in maniera particolare, del Partito Democratico. Ma come, questi l'hanno nominato il PD, Messer Peduto ci diceva che andava tutto bene, Madama la Marchesa, il sindaco, la giunta, insomma, che ci diceva? Secondo Peduto andava tutto bene, ma Peduto è abituato ad avere incarichi e teme il voto anticipato e teme il fatto che si debba dimettere perché perderebbe Beh, ma l'incarico. domani si deve dimettere perché l'ha detto Però, pubblicamente, no? stiamo parlando che sono le 19:35, bisognerà attendere le 10:30 di domani No, mattina perché 10:30? e le Lui 48 ore. e 48 ore gliela date nel pomeriggio. E no, perché l'intervento di Peduto è stato la mattina, quindi le 48 ore la mattina intorno alle 10:30, Ah, vabbè. 11. Allora domani è 11 tutti sotto il comune. Noi domani mattina andremo su dalle 9 e già saremo su in comune. Ah, io ci vengo, ci vengo, ci vengo, ci vengo.